Ben ritrovati con una nuova puntata di Speciale Ritiro qui da Bad Klerkingheim, sede del ritiro estivo del Palermo. Ormai siamo arrivati alla fine, alla conclusione del ritiro estivo del Palermo. Oggi ultima doppia seduta per i rosanero alla Sport Arena qui in Carinzia. Domani l'ultimo vero giorno di allenamenti, poiché ci sarà una seduta mattutina e poi alle ore 17 tutti in campo contro gli sloveni dell'Iria per l'amichevole che chiuderà questo ritiro. Un ritiro abbastanza breve, soltanto 10 giorni di allenamenti, ma che sono serviti a Bruno Tedino per fare delle valutazioni non tanto sull'organico già a disposizione, ma quanto sui giovani, tanti presenti qui in Carinzia, soprattutto provenienti dalla primavera e dai prestiti, rientranti dai prestiti. Proprio loro sono stati l'oggetto di valutazione di mister Tedino in questo ritiro, perché bisogna fare il punto tra chi trattenere e chi cedere, quindi tanto lavoro su questi, ma lavoro anche sui big con un mercato che continua a fremere, poiché Goldaniga, Rispoli e Nestorowski, tre pilastri di questa squadra, sono al centro di diverse voci di mercato. Il primo che sembra destinato a lasciare il Palermo sembra Edoardo Goldaniga. C'è un'offerta del Genova, un'offerta che si dovrebbe aggirare intorno ai 3,5 milioni, 4 milioni più eventuali bonus. L'offerta potrebbe essere giusta, come ci ha anche detto il direttore sportivo Fabio Lupo, che oggi abbiamo intervistato. Quindi andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni. Parliamo del capitano della nazionale under 21 polacca, perché è un giocatore che ha tantissime partite nel campionato polacco, un giocatore già maturo, non è un'alternativa assolutamente. Era chiaramente, quando ci si muove sul mercato si seguono più piste, poi a un certo punto si cerca di indirizzarsi verso l'una o verso l'altra, ma parlare di un ripiego mi sembra assolutamente non corretto. Armenteros è l'altro acquisto che dobbiamo aspettarci, oppure una trattativa ancora in corso? No, ma adesso poi gli agenti hanno interesse anche a far uscire dei nomi, a volte basta manifestare anche semplicemente, e non mi riferisco ad Armenteros, mi riferisco ad altri nomi, e basta semplicemente manifestare interesse e gli agenti magari ci vanno a giocare sopra, per cui no, di nomi ne escono e ne usciranno ancora tantissimi. Ma poi quelli che contano sono quelli che poi vedrete lì in mezzo al campo. Con Muraschi si chiude il mercato di entrata a centrocampo del Palermo? In linea di massima sì, insomma abbiamo quattro centrocampisti di grande livello, ben assortiti, con caratteristiche anche differenti. Io credo che possiamo anche, perché a questo poi aggiungiamo anche che abbiamo anche Coronado, che possiamo aggiungere come centrocampista offensivo, insomma, mi sembra un buon reparto. Il mercato degli svincolati può essere anche una risorsa in questo periodo della stagione, guardando ad esempio la difesa? Bah, in questo momento qui i nostri obiettivi sono giocatori che appartengono ad altre società. Se non ci si dovesse arrivare, il mercato degli svincolati può offrire qualche soluzione, però in questo momento qui gli obiettivi sono altri, o perlomeno le trattative intavolate sono con altri club. L'infortunio di Ingegneri vi spinge a prendere quantomeno un centrale di sinistra per la difesa di Tedino? Sì, sicuramente quello è un po' il ruolo mancante, però non è che, ripeto, è una cosa che deve essere fatta, ma come ho detto e ripeterò sempre, non è l'urgenza quella che ci spingerà a fare un acquisto anziché un altro. Cercheremo di prendere il giocatore giusto, indipendentemente poi dai tempi e dai modi. E avete sentito le parole del direttore sportivo Fabio Lupo, quindi un mercato che freme per il Palermo, che comunque chiude il proprio mercato in entrata a centrocampo con l'arrivo di Muraschi, capitano della nazionale under 21 polacca, che arriva al posto, diciamo, di Ibrahima Sissé e di Stanislav Lobotka, le prime due priorità per il Palermo per il centrocampo. Trattative sfumate, uno è andato al Fulham in Inghilterra, l'altro al Celta Vigo in Spagna. Allora il Palermo ha deciso quasi di ripiegare su Muraschi, Muraschi che è arrivato arriverà in ritiro qui a Bad Klerkingheim, per poi partire insieme al resto della squadra alla volta di Palermo, dove inizieranno gli allenamenti martedì in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia. Quindi un Palermo che è costantemente al lavoro tra campo e mercato. Ma ci prendiamo adesso un attimo di pausa, restate qui con noi.
Demma non solo sanitaria, dove troverai un assortimento vastissimo con prodotti dedicati al bambino e non solo. Sanitaria, abbigliamento bambini, gestanti, giocattoli, cosmetici, alimentazione neonato, profumeria, sempre con i prezzi più bassi della città e con strepitose offerte. Seguici su Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle offerte e le ultime novità. Demma, a Palermo, in via Eugenio Lemiro 5, via Zappalà 47, via San Lorenzo 288 e ad Alcamo, in via Gaetano Martino 17. Ceramitaro Gomme dal 1983 è un punto di riferimento a Palermo e in provincia per la vendita di pneumatici e assistenza tecnica. Giorno dopo giorno l'impegno fornito alla clientela è massimo, grazie soprattutto all'utilizzo di apparecchiature sempre all'avanguardia, affiancate da grande professionalità, sinonimo di preparazione tecnica e disponibilità assoluta. Da noi troverai marchi di prestigio come Michelin, Pirelli, Yokohama e tanti altri. Siamo a Palermo, in via Chiaravelli 10 e all'agglomerato industriale di Termini Imerese, contrada Canne Masche. Da anni, Di Salvo Ortofrutticoli è un punto di riferimento per la vendita di frutta e verdura all'interno del mercato ortofrutticolo di Palermo. Da noi troverai una selezione accurata dei prodotti e le migliori marche di frutta e verdura di stagione. Serietà, qualità e convenienza sono i capisaldi che ci contraddistinguono. Siamo a Palermo, in via Monte Pellegrino 4, all'interno del mercato ortofrutticolo. Telefono 091 36 11 15. Oreto Trasporti, leader nel settore dei trasporti, offre ai propri clienti servizi di trasporto nazionale e internazionale con un parco da oltre 200 mezzi tra trattori, rimorchi aperti, container e semirimorchi. La nostra routine di trasporti si suddivide in 10 trattori giornalieri dedicati al nord Italia e ben 50 dedicati al territorio siciliano. Siamo a Palermo, in via Nicolò Alongi 6 e ad Alessandria. Contattaci allo 091 6479 528. Oreto Trasporti. E rieccoci qui da Bad Klerkingheim con speciale ritiro. Abbiamo parlato di mercato di Edoardo Goldaniga, non è il solo in uscita, ci sono tante voci attorno ai pilastri di questa squadra, ma quelli che sembrano destinati a lasciare Palermo in primis sono i portieri, perché ci sarà un valzer, un effetto domino di portieri che porterà in rosanero innanzitutto Alberto Pomini, che sarà il vice di Josip Posavec, quel portiere chioccio cercato già lo scorso anno, arriva con un anno di ritardo. Pomini che arriva dal Sassuolo, il suo arrivo comporterà la cessione di due portieri giovani. Alastra e Funignati sembrano i candidati numero uno. Per quanto riguarda Alastra, c'era il Prato, poi la società toscana è stata coinvolta da diverse vicende giudiziarie che quindi hanno frenato questa trattativa. Tornano in corsa soprattutto la Carrarese e il Trapani, che potrebbe anche consentire di giocare titolare ad Alastra, quindi vedremo cosa succederà. Oggi però c'è stata anche l'ultima conferenza stampa di questo ritiro e ha parlato Alexander Trajkovski, quindi andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni. Siamo arrivati qua, siamo già 10 giorni, domani si passano 10 giorni, e penso che la squadra lavorava bene. Pure oggi abbiamo lavorato un buon lavoro, abbiamo fatto, e così si deve lavorare, e, uguale a quando si torniamo in Palermo, continuiamo là e ci prepariamo bene per questa stagione e penso che la squadra è pronta. Con il tuo connazionale Nesto Roschi si inizia a parlare anche di uno come lo vedi, o di concentrato, lo vedi anche onorato la fascia di capitano che è. Certo, lui è mio amico e giochiamo insieme in nazionale, e lui sempre dà il massimo e penso che con la fascia di capitano penso che deve dare anche un po' di più, sì, perché questo è un motivo in più e penso che lo farà. Elia? Ciao Alexander, ciao. Credi che per te possa essere la stagione della verità la prossima? Perché l'anno scorso non avevo una fortuna bellissima, e quindi penso che questa stagione può essere una buona stagione per me dopo questo anno, quello anno, e speriamo bene, vediamo, lavoro bene, ora mi sento bellissimo, e fisicamente sono bene, quindi vediamo quando inizia la stagione. Poi volevo sapere se sei riuscito a parlare con il presidente Zamparini, se vi siete chiariti dopo quello che è avvenuto l'anno scorso, quando a un certo punto il presidente disse Trajkovski deve imparare a fare il calciatore e poi Lopez ti escluse dalla lista dei convocati.
Non ho parlato niente con lui, non abbiamo parlato niente, quindi io l'anno scorso ho lavorato con Lopez e questa è decisione di allenatore che scelta la squadra, quindi io ho lavorato, sono tornato da infortunio, quindi era un po' difficile per me che si devo tornare fisicamente pure, quindi non era facile, non posso dire niente Ehi, l'acqua? Ciao, Ciao. l'anno scorso avete fatto la preparazione del ritiro con Ballardini, quest'anno con Tedino, che differenza hai trovato? Penso che ora si lavora un po' di più, quindi penso che questo è buono per la squadra, perché squadra si prepara, si vede che si lavora e poi tutta la squadra deve essere pronta fisicamente, e solo a questo dobbiamo pensare, che dobbiamo lavorare perché Serie B è dura, quindi si deve lavorare. Con i nuovi meschi, in particolare con Ronaldo e Rolando, che abbiamo visto lottare, insomma, vi trovate molto bene. Merito della chimica, insomma, oppure Tedino, che vi ha messo in condizioni di trovarvi facilmente in campo? Sì, ho visto Rolando, è un giovane giocatore, e si vede che ha, come si dice, forza, cioè che vuole andare, che vuole attaccare. Intanto parliamo sul campo e per ora siamo bene, vediamo dopo. E con Coronato? Coronado, sì, pure con lui ho visto che è un buon giocatore, lui ha fatto una buona stagione, penso che in Serie B l'anno scorso. Può aiutare tanto la squadra, cioè, questo è importante, quindi possiamo, anche con lui possiamo cambiare di ruoli, che non è problema, e questo mi piace. G e Tomazzoli. Sì, volevo chiederti che obiettivo ti poni per quest'anno, se appunto pensi di poter essere anche uno dei titolari e quindi ti sei proposto già con un impegno e con la tua determinazione. Quando sono venuto ora qua in queste preparazioni voglio essere pronto e poi se il mister sceglie che devo essere titolare, questo, mi piace questo. Poi tutti lavorano per giocare, non tutti vogliono che vogliono essere in primi 11, quindi questo è importante, e per tutta la squadra deve essere così, deve essere concentrata, che vuole andare, che deve dare il massimo, e devi, sì, questo si Ecco, deve. dove ti vedi meglio in questo contadino e se pensi di poter essere utile con il nuovo soprattutto? In attacco per me io posso giocare in tutti i ruoli, destra, sinistra, dietro gli attaccanti, questo. Però quando in partita si può cambiare, si può fare tutto, dipende di azioni che facciamo, e quindi non è niente che posso dire che questa posizione è perfetta per me. Mazzola? Ciao, ti volevo chiedere, in questi giorni c'è qualcuno dei tuoi compagni, dei vecchi che hai ritrovato che ti ha particolarmente impressionato? Di vecchi. Della squadra dell'anno scorso, di quelli che hai ritrovato, qualcuno che ti ha impressionato a livello di stato di forma in questo ritiro? Ma penso che non lo so, tutti lavoriamo bene, non c'è uno che deve impressionare qualcuno. Quindi tutti siamo venuti qua per lavorare, quindi tutti devono essere pronti, concentrati, e sì, non lo so come dire, però. Poi Tedino ti ha dato un consiglio particolare in questo ritiro che già hai fatto tuo? Sì, abbiamo parlato un po' e mi ha fatto un po'. Abbiamo parlato per qualche azione, cosa devo fare, così. Quindi, in prossime partite, provo che faccio quello che mi, che lui che mi dice, che mi dà, che è importante, che posso aiutare la squadra. E con le parole di Aleksandar Trajkovskij si chiude il nostro appuntamento con speciale ritiro. Vi ricordiamo gli appuntamenti ogni mattina alle ore 8:30 su Radio Palermo Centrale 99.9 in FM. Buongiorno Bud con le prime notizie del giorno qui dalla Carinzia. Mentre la sera alle ore 21 qui su Video One, canale 196 del Digitale Terrestre, speciale ritiro per tutte le voci e le immagini dei protagonisti. Da Giovanni Mazzola, un buon proseguimento.